Buon pomeriggio a tutti. Allora, aspettiamo, aspetto che vi collegate. Eccoci qua. Allora, tra l'altro oggi facciamo una prova. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Sto facendo una prova di audio, vediamo se riesce a funzionare appunto il microfono e riuscirò a sentire appunto il nostro ospite con le cuffie. Allora, vi ho fatto una premessa. Ciao, ciao Antonio. Vi ho fatto una premessa. Oggi parliamo di moda. L'ho pubblicizzato insomma un pochino sulle stories. Ciao. E oggi ci sarà un ospite appunto speciale, come vi avevo preannunciato, che appunto sto attendendo. Quindi a breve arriverà. Eccolo, è qui connesso con noi. E ho il piacere di presentare una persona, straordinaria che è attivissimo in tantissimi progetti, ma ora ne parleremo con lui. E ogni cosa che tocca ha la capacità di veramente riuscire a far avere uno slancio a tutte le sue iniziative, le sue idee. Ragazzi, ho il piacere di presentarvi oggi qui con noi Alviero Martini. Ecco qui. Ciao Francesco, certo che ti saluto. Ciao, ciao. Buonasera, come Eccolo, buonasera. Ecco, stai? immaginavo che ci fosse un problema d'audio. Mi senti? Io ti sento bene, mi vedo un po' tagliato perché evidentemente la camera, sai, quando c'è il taglio a due, però Eh sono sì, qui, ci sono. eccoti. Che Come stai? splendore. Ma molto bene, molto bene. Devo dire che io sto andando in controcorrente in questo periodo perché comunque, co come te d'altronde, perché comunque ti seguo, vedo che fai tantissime cose belle, non ti fai mancare nulla e questo è molto bello vedere che le persone riescano a trovare da una situazione anche disagevole un'opportunità, tra le altre cose anche per essere presenti con delle iniziative degne di nota. Ti sei frizzata, ecco. Mi sono frizzata, ecco, ora meglio. Sì, purtroppo, allora poi tra l'altro questo è un orario carico, devo Beh, sai, dire. tutte le ore sono intasate, quindi devo dire che c'è un traffico. Per fortuna la gente comunica e usa i social come vanno usati. Quindi in questo caso anch'io faccio due dirette ogni sera alle 22 e alle 23 e quindi abbiamo un grande pubblico di fedeli che ci seguono perché si chiama La gente che piace al bar di Alviero e Ma io quindi conosco bene la gente che piace, ma lo conosco bene, ci sono stata anch'io su questa rivista. Tra l'altro, una delle persone che comunque scrive articoli dei giornalisti è un mio caro amico, ci sono stata anche all'inaugurazione, ricordo diversi anni fa, a Milano. Quindi, Kevin Dellino? esatto, Kevin Kevin. è il nostro co io sono vice direttore, Valeria Sorli è la direttrice e lui è il co-direttore, non so, una roba del genere. Comunque siamo una piccola redazione dove tutti facciamo qualcosa per raccontare qualcosa alla gente ed è un giornale che è nato, un magazine online che è nato così per caso perché Valeria è una grande energica e grande forza e adesso ha un 200-300 mila lettori, per cui è diventata una realtà. Tanto è vero che l'abbiamo chiamato appunto La gente che piace, visto che scrivo tutte le settimane, al bar di Alviero. E quindi Bello. la diretta è ogni sera e abbiamo veramente un grande seguito, come del resto hai tu, perché so che hai dei numeri altissimi e per questo ho accettato di venire, ma non per i numeri, per te. No, allora, guarda, in realtà io noto una cosa, che in effetti i numeri non sono. Allora, vi ricordo che comunque in altri periodi cioè facciamo comunque delle dirette con dei numeri molto più alti. Poi mi rendo conto che c'è chi invece fa switch, quindi guarda un pochino, poi vai a vedere altre dirette e poi torna. Quindi i numeri reali li possiamo vedere sempre alla fine. E devo dire che anch'io, insieme ad un gruppo di ragazzi, è nata un'idea in questo periodo di fondare una piccola redazione.
programma radio TV che si chiama Party Virtuale, e stiamo andando in onda tutti i giorni 7 su 7, tanto che ieri abbiamo fatto il 50esimo, 50 puntate, 50 giorni, tutti i giorni insieme, dalle 18 alle 19. Infatti quando tu mi dicevi 17:30 ho detto dai, ci incastriamo un pochino prima che vado in onda con il programma, perché mi faceva piacere, e anzi ti dico che voglio averti come ospite insieme alla gente che piace, grazie. perché appunto tu sei una persona che piace e Beh, quindi... voglio dire, quando sei umile, semplice, parli di verità, il messaggio arriva, passa e la gente si affeziona. Quando vai in televisione piuttosto che in queste dirette a raccontare storie, inutili, la gente non si affeziona. Io passo ogni sera dopo la diretta, ho un'ora, di, risposte alla gente che mi scrive. Perché non pensa che sia io effettivamente, oppure che io possa rispondere e mi racconto i loro problemi, quindi diventi, non dico psicologo, ma diventi comunque, dai un consiglio, dai un suggerimento, ed è molto molto bello perché finalmente l'utilità dei social, di questi strumenti, diventa veramente utile alla conversazione, perché poi molta gente ha bisogno di sfogarsi oppure ha bisogno di un conforto. E noi al bar offriamo uno spritz virtuale, ma in realtà è un abbraccio, e devo dire che abbiamo un pubblico proprio che si è fidelizzato, e tutte le sere c'è la più fedele, quella più precisa che mi segna addirittura il tempo, dice guarda che sta per scadere il tempo, attento, attento, e quindi è come se fosse una regia comune, perché poi io li faccio molto partecipi della nostra diretta, perché Oddio. un mutuo scambio, altrimenti non funziona, capisci? Ma infatti, guarda, in diversi stanno scrivendo e li ringrazio, stanno scrivendo, Aldiero è sempre molto disponibile, molto umile, e questo si evince sicuramente. Io sono dell'idea che sicuramente paga, ma è la stessa cosa che abbiamo fatto noi. L'idea di creare qualcosa in un momento molto sensibile, nel momento in cui le persone sicuramente vogliono dell'intrattenimento, vogliono informazioni vere, chiaramente con quello che si può, perché io sono dell'idea che nessuno deve dare un'informazione che non conosce con No, un infatti. approfondimento, quindi a ognuno il suo, a ognuno le proprie competenze, e talvolta però questo si rischia veramente un confine sottile che si rischia di oltrepassare e non si dovrebbe. Ecco perché magari la TV web o comunque le redazioni web ci permettono di avere delle piattaforme che, nonostante la semplicità, però possono sicuramente essere molto più vicine alle persone. Ci saluta Terry Devol, salutiamo Terry, salutiamo la Tiepe Blonde Management, salutiamo Patrizia Faiello, insomma le amiche. Tutti, E, tutta esatto. gente che poi alla sera, tutti gli amici che poi alla sera passano a trovarci al bar. E Molto comunque, bene. a proposito di quello che dicevi, anche noi non parliamo di Covid, sì, qualcuno esterna il proprio malcontento, noi stessi siamo malcontenti perché ci sono troppi decretini, come li chiamo io, anziché decreti, sono dei decretini perché non sono mai finiti, e quindi lasciamo che la gente parli. Però poi quando c'è da trattare l'argomento, allora c'è o un medico o un esperto che ci racconta una parte del Covid da esperto, perché non siamo certo noi gli esperti, noi siamo Chiaro. solo fortunati ad essere in casa e siamo grati per essere in casa, di conseguenza abbiamo ammirazione per tutti quelli che lavorano in ospedale, i volontari, la polizia, eccetera, eccetera. Abbiamo una Assolutamente. grande compassione per le vittime e soprattutto per i familiari che non hanno mai potuto vederli, per cui non possiamo che unirci, e queste dirette non sono per così, qualcuno dice, ma non è il caso di fare dirette perché con tutto il disastro che c'è in giro. Beh, il disastro ha bisogno anche di un supporto Esatto. che possa essere a volte leggero, a volte anche, per esempio, ieri sera c'è stato Matteo Pandolfi, un attore che ha letto tre monologhi di Andrade, autore brasiliano, che guarda caso si sposarono perfettamente con il Covid, quindi c'è sempre un'attinenza. E poi c'era Monica Contraffatto, che la paralimpica che ha vinto la medaglia di bronzo, che ha avuto veramente un successo. Ma perché? Perché la gente vuole storie vere e noi raccontiamo solo storie vere, quindi come fai tu, e di conseguenza ecco perché
vince questo messaggio. Io sono stato ospite in qualche trasmissione televisiva importante di generalista o se vuoi quella commerciale, e mi sono trovato davanti a 200 ospiti, tutti in collegamento, per cui avevi tipo 60 secondi, quindi non puoi esprimere nessun concetto. E di conseguenza tutti l'hanno visto, perché 7 milioni di telespettatori ce l'hanno, però alla fine, per dire due cose due, e non riuscire a esprimere un concetto finale. Invece qui, da noi e come da te, uno può parlare a ruota libera, e fermami se parlo troppo, però, no. Però è proprio questo che è il bello di queste dirette, no? Che la gente veramente si esprime ed esprime i concetti fino in fondo, non lanciamo lì una cosa e poi dice chiudiamo, c'è la pubblicità, chiudiamo che c'è un collegamento, chiudiamo, no, qui diamo l'apertura a poter parlare e dire quello che pensiamo. No, ma viva l'apertura, guarda, infatti anche noi per esempio oggi abbiamo il batterista del FIBA, avremo una cantante che lavora con Maurizio Mattioli, che è un caro amico che saluto, così come l'altro giorno ero con il doppiatore Angelo Maggi, una voce importante per insomma, il doppiaggio italiano, e si faceva questo omaggio a Roma, abbiamo recitato dei sonetti qui in live su Instagram per la nostra bella Roma, e quindi effettivamente poi se puoi dare un po' uno spaccato, un momento di intrattenimento, un momento di svago, giustamente come dicono i nostri amici che ci ascoltano, è giusto che sia così, senza andare comunque di corsa, senza avere un po' il pressing psicologico. Chiaro è che comunque ogni contenitore, ogni formato chiaramente ha le sue tempistiche, da quello radiofonico a quello televisivo, quindi si cerca un attimino di poter inserire tutto, però quando scusa se mi vedi salutare, ma bene, li saluto bene. Tutti perché sono tutte persone che conosco, mi fa piacere che transitino nei nostri circuiti e come vedi vengono da te, vengono da me, quindi ci seguono, quindi vuol dire che sono affezionati. Ciao Calypso, ciao Rosario, ciao Marco Zaba, ciao a tutti. Saluto anche Valerio, ciao, sì, li vedo, Enzo. Molto bello, sì, infatti è bello che comunque transitano, saluto anche Carlo che si è collegato in questo momento, ma secondo te Alviero, se posso farti questa domanda, ma il settore della moda si rialzerà velocemente o meno dopo questo periodo? No. Il settore della moda sarà uno dei settori, non dico più penalizzati perché ci sono tanti altri, però è un settore sicuramente penalizzato perché noi abbiamo consegnato all'inizio di gennaio la prima parte della primavera estate, ma abbiamo consegnato tipo un 40%, dopodiché è arrivato il Covid, il 60% è lì negli scatoloni ancora in fabbrica perché non si può né spedire né tantomeno i negozi sono aperti, e quindi abbiamo saltato questa stagione. Quando riapriremo e spediremo non lavoreranno più, perché ormai ci saranno i saldi, se riapriranno, perché molti di questi dopo i non aiuti del governo probabilmente terranno le sale cinesche chiuse, quindi veramente è una situazione molto difficile. E abbiamo già saltato anche la stagione autunno-inverno, perché io avevo preparato una piccola capsule già in gennaio, quindi anziché 80 borse ne avevo disegnate una trentina, e qui 30 abbiamo i prototipi, per cui presenteremo quella famiglia lì, però non è una collezione completa perché non riusciamo a completare la collezione. Di conseguenza, se si parlerà della primavera 2021, che dovremmo già studiarla ora e lavorarci ora, e forse arriviamo all'autunno 2021, quindi se ci arriviamo, perché poi bisogna vedere le fabbriche che producono quanto resistono alla chiusura, perché poi bisogna calcolare tutte le cose che purtroppo il governo non sanno calcolare, perché fanno un altro lavoro, non entrano nella realtà delle aziende, i parrucchieri che sono chiusi e sono aperte le slot machine, cioè, capisci che c'è... No, guarda, Alviero, è aperto un capitolo interessante, guarda, non mi va di transitare troppo ripeto, sull'argomento, tra l'altro saluto Gary, saluto Antonio, grazie per i complimenti, sì, sono pugliese, è vero. Ciao Gianni, ciao. Vivo a Roma, sono pugliese, è vero, mi fa un bel complimento, grazie.
grazie. E, no, in tutto questo, guarda, stamattina passavo di sotto le attività perché comunque sono scesa per buttare la spazzatura e guardavo un'ampolla piena di Gratti e Vinci. Al che mi sono chiesta, e sono entrata nel tabaccaio, ho chiesto, ma mi togli una curiosità, ma le stanno comprando i Gratti e Vinci le persone? E lui mi fa, ma perché mi fai questa domanda? Dico, guarda, è una mia curiosità. Ho detto, sì, la gente compra i Gratti e Vinci. Allora io dico, cioè, lo Stato piuttosto che, cioè, fai qualcos'altro, ma non continuare a... Questo poi magari, ripeto, è una mia opinione e lo trovo anche, tra virgolette, di cattivo gusto, considerando che ci sono veramente persone in grave difficoltà, così come il settore degli attori per noi o dei conduttori, insomma, il settore artistico, non abbiamo alcun tipo di sussidio. Guarda, io ho fatto tra l'altro... Ma sembra, tanto voi, il vostro mestiere, anzi ti chiedono, ma che lavoro fai? Per ma cui... sì, ma questo, guarda, lo diciamo sempre, è così quando vai a rinnovare la carta d'identità, quando comunque ti interfacci con alcune realtà che non sono, fortunatamente nel nostro settore, anzi c'è molto riconoscimento tra noi, cerchiamo anzi con le cooperative, per esempio Artisti 7607, si stanno muovendo tantissimo per avvalorare i nostri diritti e di questo ringrazio questa realtà, così come molte altre che veramente con quello che riescono, con i fondi europei, cercano di fare qualcosa per noi. Però mi rendo conto che in effetti c'è ovviamente poi là fuori un mondo che non neanche ci riconosce, neanche che sa che esistiamo. Cioè, purtroppo per noi l'anno prossimo forse riusciremo ad andare al cinema, riusciremo ad andare nei set, nei teatri. Credimi, pensare di fare, ecco perché dici, vabbè, provi a fare uno spettacolo, recitare sul web, ma non... Beh, fai solo monologhi perché non puoi interfacciarti con nessuno. Ogni tanto no, con colleghi facciamo anche degli sketch, prepariamo magari Sì, però delle ormai cose, devi dei stare dialoghi. a distanza, per cui... A distanza perché io che amo le persone, io ho scelto questo mestiere perché ho una grande mission, cioè comunque arrivare alle persone e lasciare un messaggio. E Certo. questa cosa mi fa male il fatto di non poter avere il contatto col pubblico, con le persone, non poter Ciao Monica, sentire, eccola qui, no? Monica Contraffatto. Ciao! Eccola, non poter sentire, capito, le persone. E questo, io spero che veramente il messaggio che in questo periodo possa essere diffuso, che noi ora finalmente utilizziamo questo mezzo in maniera positiva e propositiva, dando comunque un messaggio di speranza alle persone dell'intrattenimento. Però da sempre, negli ultimi anni, si è utilizzato anche in maniera sbagliata, rischiando di perdere il contatto con la realtà, no? Invece, in questo momento storico lo utilizziamo e anzi ci rendiamo conto che non siamo animali sociali e non possiamo prescindere dal rapporto umano. Abbiamo proprio bisogno del feel, di sentire le persone. Assolutamente, cosa che negli ultimi tempi si era persa perché erano diventati solo strumenti di insulti o di falsi annunci, perché poi c'era gente che metteva in vendita qualunque cosa senza sapere cosa fosse il prodotto, per cui forse questo Covid darà, speriamo, alla gente un po' di coscienza in più. Io dubito però che se ne usciamo molto presto, la gente dimenticherà anche molto presto. Se ne Sai che usciamo non, troppo non sei il primo che dice questa cosa tardi, qui. sarà veramente una catastrofe perché sarà difficile ritrovare, riavviare la vita di professionale, lavorativa, di chiunque. E quindi io quello che sto facendo in questo momento è quello di convertire il mio tempo in, a parte le dirette che mi divertono molto e soprattutto ho rispetto per gli ascoltatori, quindi ogni sera, ogni mattino dico: ah, che bello, stasera ho i miei amici. Oggi avevo Irene, quindi ero molto contento di entrare perché nel frattempo poi devo badare il lavoro di casa, devo fare tutte le cose di casa e in più ho il mio lavoro in smart working che faccio da casa con il computer e in più voglio disegnare perché sto facendo tutta una serie di disegni che non necessariamente legati alla moda perché io sono un grafico, quindi sto facendo delle cose molto divertenti che un amico dice, poi faremo una mostra di tutti quelli che cosa hanno fatto durante il Covid. Quindi, Bello, e quindi bellissimo. veramente finisco la giornata e dico, Madonna, è già finita. Anch'io. Avrei avuto bisogno di altre 8 ore per poter fare le cose che Vero. volevo. È vero, è bellissima questa cosa, la riscontro tantissimo. Intanto saluto anche B20 Events. Ciao, Giro and saluto. Bike sono una grande associazione che supporta tutti i paralimpici e sono con noi tutte le sere, quindi Fantastici. sono fantastici perché hanno veramente un progetto straordinario e
e quindi sono tutti veramente, bisognerebbe passare il tempo solo a salutare loro per essere grati a loro quanto loro sono grati a noi, perché devo dire che io ricevo veramente molti segnali di gratitudine, però dico sempre e grazie a voi che possiamo fare questa cosa, perché noi siamo così semplici e umili, e questo deve passare la gratitudine, deve passare il senso del rispetto, deve passare l'etica, e quindi non dobbiamo, sì, c'è anche qualcuno ogni tanto che contrasta, giustamente, perché le nostre sono conversazioni, sono confronti, certo. È chiaro che entrano anche gli haters, che entrano e escono, perché poi noi li blocchiamo con la denuncia alla polizia postale, però comunque non sono questi rilevanti. Quello che è rilevante è proprio l'affetto di questa gente, la trotto, ciao, di questa gente, di questi amici, perché ormai non è più gente, è gente che piace, che vorremmo un giorno o l'altro poter abbracciare tutti, perché veramente ci siamo affezionati loro a noi, noi a loro. Ed è difficile fargli capire, ma lo capiscono, di quanto siano importanti per noi, perché fare dirette tra me e te lo possiamo fare, ci raccontiamo un po' di cose, però se abbiamo un pubblico come hai tu, come io, che ascolta anche delle verità, soprattutto. Ieri sera poi Matteo Pandolfi ha fatto un bellissimo monologo sull'incontro tra la menzogna e la verità, e alla fine la verità si era nascosta nel pozzo perché l'aveva denudata la menzogna, e per diciamo la morale era che il mondo è pieno di menzogneri, però è vero anche che in mezzo a tanti menzogneri noi abbiamo trovato tantissime persone vere, sincere, e che apprezzano il nostro intervento, proprio perché è assolutamente sgombro da ogni tipo di mercato, pubblicità o cose, è proprio solo un intrattenimento, una compagnia, e quindi siamo molto felici di questo. Bene, bene, bello che ci sono dei caronte, no? che si direzionano anche nella strada giusta, e poi ci sono tanti sofisti che conoscono bene quest'arte, che però nel senso la utilizzano nella maniera errata. E io penso che comunque in tutto questo non bisogna guardare a chi fa male, bisogna sì certo guardare il mondo circostante per avere un contatto con la realtà, una consapevolezza, ma allo stesso tempo reinventarsi con qualcosa che può essere sicuramente la miglior soluzione per le persone che hanno piacere di non guardare alla menzogna ma guardare alla verità e alle cose belle. C'è la Trotto che con noi tutte le sere che dice tutto autentico e profondo, quindi capisci che se riesci a trasmettere anche concordo. questo senso di autenticità e profondità, perché poi veramente non leggiamo il gossip, non facciamo buttate da intrattenimento comico. Parliamo chiaramente col sorriso sulle labbra, perché siamo grati alla vita per essere in casa e non essere in ospedale, non essere tra le vittime del Covid, con tutto il rispetto per le vittime, e quindi la gratitudine inevitabilmente ti porta alta gratitudine, quindi bisogna dare per ricevere, e questo è un messaggio che noi diamo tutte le sere, e tutte le sere effettivamente riceviamo molto affetto in cambio. Che belle queste parole. Intanto ringrazio Titti per la Bionda, che dice una cosa bellissima. Ringrazio Simone anche, che ci sta salutando, che deve staccare. Gian Pietro, un nostro fedele ascoltatore. Ciao. Domenico Marabello da Catania è il mio fotografo ufficiale, e quindi come vedi appena vedono che siamo ci seguono, perché lì capisci che gli fa piacere la nostra compagnia, quindi siamo veramente molto molto grati. Stefano Sailor da Budapest che ci scrive, che ci ascolta, pensa. Grande, sì. No, sono bellissime le tue parole, e in effetti io mi ci rivedo tantissimo. La gratitudine è un punto molto importante. Io penso che ognuno di noi nella carriera
magari insomma di uno stilista, di un creativo, di un attore, ma si sta nella vita di chiunque. Medico, chiunque. Un medico, di un chirurgo, un infermiere, insomma. Ma anche di un cameriere, anche di... Di un cameriere, di un idraulico. Io ho la mia donna di servizio che si chiama Sonia, che è da 30 anni con me, è la persona più grata che abbia mai conosciuto al mondo. Lei tutte le mattine arriva e mi dice buongiorno signor Martini, e il suo buongiorno è pieno di gratitudine. E poveretta mi chiama ogni giorno e dice ma io vengo, ma io scappo di casa perché lei abita in un altro comune, e dico no, guardi, fino al 4 non si può fare, e lei è già lì che è pronta per tornare, piena di gratitudine, perché senza gratitudine non vai da nessuna parte, e se non mostri gratitudine, io ce l'ho come abitudine, prima di mettermi a letto metto i piedi per terra e ringrazio, ho la mia preghiera, il mio mantra di gratitudine, la stessa cosa lo faccio al mattino, perché è fondamentale essere grati per la vita che ti ha dato molto, poi questo non ti esonera dal fatto di avere comunque poi dei magari dei problemi o anche degli inciampi, però poi ti rialzi perché beh, siamo esseri umani, diciamo, certo. Che diversamente sarebbe pressoché impossibile, tra le altre cose, di una guardia giurata anche, vedi, ci danno i suggerimenti, assolutamente, ma tutti, chiunque, è ovvio che può capitare nel corso della vita di avere degli inciampi, però è anche vero che se tu sei grato, comunque fai qualcosa, non perché necessariamente devi ricevere, parlo anche l'altro giorno con un altro amico attore, tu non lo fai perché veramente sei grato e sei felice di farlo, poi l'universo ci pensa e tutto torna, perché comunque se dai gratitudine ti torna indietro, quello sicuramente è inevitabile. Guarda, c'è Fabrizio Decio che è un coach, che è un amico, che è già venuto una volta a spiegarci bene che cosa era il Covid sotto il suo punto di vista, e sta dicendo delle cose bellissime, dice dobbiamo essere grati alla vita sempre, e l'intelligenza emozionale, una delle tante che l'essere umano ha a disposizione, quindi l'intelligenza emozionale ce l'abbiamo tutti, dobbiamo semplicemente usarla, invece c'è molta gente che vive di lamentele, di rabbia, di invidia, di tristezza, no, tutti elementi sabotatori che non vogliamo nella nostra vita, dobbiamo allontanarli, e ci sono anche esercizi per allontanarli. Ma certo, assolutamente sì, perché se non fai niente, ti stai avvolgendo su te stesso, invece no, devi cancellare, come dico sempre io, e riportarti in un'altra situazione, uscire da quel loop e vedere le cose con uno spirito diverso, e ci si riesce perché l'universo è pieno di abbondanza, è pieno di cose al quale noi possiamo attingere. Certo che se non guardiamo l'universo ma guardiamo per terra, beh, per terra troverai solo due sassi e poche cose. Poi stiamo coi piedi per terra, però sogniamo di giorno, perché di notte sono solo incubi o sogni che non hanno un senso, mentre invece di giorno i sogni sono veramente quelli che poi ti fanno visualizzare la tua realtà, e spesso il sogno quotidiano si trasforma in realtà, quindi bisogna sognare. Bello. Che bella persona che è Alviero, veramente, che bello, quanto mi ha fatto piacere chiacchierare un pochino con te e scoprire anche questi aspetti che, devo dire la verità, insomma non conoscevo così approfonditamente, e mi fa molto piacere, sono sicura che infatti da tutti i commenti che arrivano, sia dei tuoi seguaci, dei miei, che ci scrivono belle cose, vuol dire che questa legge ora più che mai è tanto vera ed è tanto importante, cioè più che altro ci rendiamo conto dell'importanza di tutto questo. E in effetti, guarda, questa è la differenza sostanziale, ne parlavamo spesso di questa cosa con altri amici, dove grazie mille, e ringrazio, dice buonasera maestro, e dunque in effetti che qui si vede la differenza di chi resta in uno stato di comfort, a volte autofustigandosi con delle scuse inesistenti, perché poi comunque la mente mente, e questo è risaputo, no? Quindi nel momento in cui basta veramente un piccolo gesto, un piccolo passo in avanti verso la direzione giusta per uscire da quella bolla che non ti fa vedere al di là del tuo naso, ma ti permette sicuramente di fare poi delle grandi cose, renderti conto che come noi le giornate, arriva a fine giornata e ci servirebbero altre 8, se no altre 24 per fare tutto quello che vorremmo fare.
E poi dobbiamo anche addirittura, e qualcuno mi dice tu sei fuori di testa, no, essere grati anche agli inciampi, anche a quello che ci succede di negativo, perché anche da quelle situazioni dobbiamo imparare e dobbiamo trasformarle, convertirle in qualcosa di positivo. Quindi perché mi è successo questo? Quindi non dire un insulto piuttosto che una parolaccia, no, invece una riflessione e trasformare quella cosa in qualcosa di positivo, che magari non applichi subito, però la prossima volta avrai un atteggiamento diverso. Quindi io poi mi occupo e studio fisica quantistica da diversi anni, quindi sapere che noi utilizziamo il cervello al 5% quando il 95% è sommerso, capisci che cerco anch'io di tirar fuori il mio 95%, e devo dirti che spesso quando faccio degli esercizi che sono un po' forzati rispetto alla mia vita quotidiana, ottengo dei risultati straordinari, come delle onde vibrazionali magnetiche molto forti che ti fanno emozionare, ti fanno sentire veramente il senso della vita, e apprezzi veramente le piccole cose. Poi è chiaro che ti arriva una telefonata, hai una bolletta da pagare, tutto viene ciao Salvatore, e tutto viene poi nebulizzato, ma tu devi ritornare nella tua situazione. Devi sapere ritornare, perché queste cose sono interferenze che hanno un significato e hanno anche un'utilità, perché se devi pagare una bolletta è perché evidentemente hai fatto dei consumi, però magari ti arriva in un momento in cui tu sei estasiato da un pensiero. Vabbè, vai a pagare la bolletta, ritorni e riprendi la situazione. Certo. Riprendi la situazione in mano. È molto più difficile per chi sta soffrendo di Covid e le famiglie. È chiaro che hai voglia a raccontare di cambiare il pensiero. Lì il dolore è talmente forte che devi, però anche lì devi studiare come elaborare questo dolore, che non devi portarti dietro, perché se te lo porti dietro sarà la tua pietra tombale. Invece devi elaborarlo e trasformarlo. Quindi il tuo caro che non c'è più lo ricorderai per tutta la vita col sorriso, e come si deve fare. Dopodiché via le reliquie, via tutto quello che ci può portare del male o ci fa soffrire tutti i giorni. Dobbiamo stare in pace, sereni, per poter dare, per poter essere grati, altrimenti non vale. Che meraviglia! Guarda, allora, siccome tra un po', tra l'altro, mi inizia la trasmissione, prima di salutarci, a questo punto, visto che abbiamo intrapreso questo bellissimo discorso, io vorrei continuare a parlare magari in una seconda occasione con te, mi farebbe molto piacere, vengo a gente che piace. Ecco, appunto, questo volevo dirti. Poi ci scriviamo e vorrei averti come ospite una sera, così almeno abbiamo un'ora di tempo per poter conversare, perché noi non facciamo chiacchiere, conversiamo. Quindi una di queste sere, tanto noi andremo in onda tutto il mese di maggio, perché tanto cosa vuoi che il 4 dicono liberi tutti, ma dove vuoi che vada la gente? Continueremo qui. Intanto non hanno soldi, i ristoranti sono chiusi, quindi alla sera sono in casa e continueremo. Quindi dopo ci sentiamo, ci prendiamo un accordo e così stabiliamo una data. E mi farà molto piacere averti al bar di Alviero, ok? Assolutamente sì. Un'ultima cosa prima di chiudere, un esercizio semplicissimo anche per chi non conosce le tecniche e metodi appunto per la gratitudine, un esercizio semplicissimo che possono magari provare a fare i nostri amici, un consiglio. Ma guarda, io ho un mantra che ripeto continuamente: fonte creatore, creatore di tutto quello che è, divino creatore, pulisci tutto dentro di me. Perché la pulizia è fondamentale. Se tu non pulisci tutti i giorni le scorie che si accumulano, è come avere un armadio che se non lo metti a posto ti trovi poi un casino di roba. Invece pulisci tutto quello che hai dentro di me. E la pulizia è fondamentale perché ti liberi. Poi certo che non riesci a liberarti di tutto, perché addirittura la fisica quantistica sostiene che dovresti liberarti della vita, di questa vita e delle vite precedenti. Quindi, quindi è un esercizio molto difficile, però io lo faccio e devo dire che ho dei risultati, perché mi sento bene, vado a dormire tranquillo, soprattutto vado a dormire con la coscienza a posto, perché so che ho fatto qualcosa per
per poter gratificare me stesso ed essere grato agli altri e rendere la gratitudine agli altri. Concordo, guarda pieno, ma qui si aprirebbe un mondo, perché poi dovremmo parlare anche di ciò che ingeriamo, di quello che respiriamo, come poter pulire il nostro corpo, la nostra anima, ma veramente qui si apre un mondo. Ma visto che abbiamo scoperto di avere tanti argomenti in comune di cui poter chiacchierare, noi ci sentiamo e sicuramente, sono sicura, lo diciamo anche ai nostri amici, che ci rivedete insieme a fare una bella chiacchierata. A presto, dunque ci vediamo a da presto. Me al bar di Alviero, ci mettiamo d'accordo e così lo annunciamo il giorno prima, perché io faccio sempre gli annunci il giorno prima, come adesso Certo. fai tu, in modo che la gente sa quando ci ritrova, va bene? Va benissimo, grazie per il tuo tempo, ti auguro un buon pomeriggio. No, grazie a te, e buona serata, buon lavoro e buona, buon resto della prigionia in casa. Ma sì, della creatività, di questo certo, bel periodo di creatività. Di purificazione e di riflessione su noi stessi. E gratitudine. Ciao, grazie, ciao. Grazie Alviero, ciao. Che bella persona, ragazzi. Oggi ho scoperto veramente una bellissima persona e quindi, niente, l'avete sentito in diretta, sicuramente sarò presto da Alviero, a gente che piace. Di nuovo saluto tutti gli amici. Ciao Francesco, ciao Titi che è tornata con noi. Grazie ancora a Terry che è stata un po' il gancio appunto di questo bellissimo contatto. Perciò grazie ancora a tutti voi. Ragazzi, io mi sposto su Parti Virtuale su Facebook. Vi ho messo il link dello swipe up, perché se andate sulle mie stories fate swipe up, entrate nella pagina Facebook di Parti Virtuale e oggi parliamo di musica. Avremo il batterista dell'Elite FIBA, avremo il batterista di Ligabue, insomma di tantissimi artisti. Parliamo di musica, perciò restate connessi, ci vediamo su Facebook e su Parti Virtuale. A tra poco, ciao! Grazie ancora!